Allora, ma con questo caldo, no? Con questo caldo, come ci vestiamo per andare in moto? Lo vediamo in questo video. Ehi, Fedele, saluta. Ciao. Poi c'è Pierluigi lì che ci aspetta, eh. Poi abbiamo tre abbigliamenti completamente diversi. Non vediamo tanto l'aspetto tecnico, vediamo un po' noi come ci vestiamo e poi voglio sapere voi come vi vestite per sopravvivere a questo caldo. Oggi è 26 giugno e qua si muore, ma proprio stiamo scoppiando. Vediamo come ci vestiamo. Come dicevo, parliamo di questo setup, no? Io spiegherò un po' il mio, ovviamente ognuno ha il suo setup per fare dei viaggi d'estate, certo non parlo per magari il tragitto casa lavoro, casa ritrovo con gli amici, quella oretta la possiamo anche gestire con abbigliamento meno tecnico, non proprio estivo, ecco. Mentre se dobbiamo stare tante ore sulla moto, ognuno ha il suo setup. Ce ne sono tantissimi, è inutile stare qui ad elencarli, dai gilet refrigerati a abbigliamenti super tech, insomma c'è di tutto. Io oggi vi racconto un po' il mio, anzi il nostro, abbiamo tre abbigliamenti diversi. Partiamo dal mio. Il mio è un abbigliamento, si può dire adventure, è molto tecnico, anzi passo la telecamera a Fedele, a lui. Questo è un abbigliamento molto tecnico, no, così non mi fare. Questo è un abbigliamento molto tecnico, partiamo dal pantalone, è tutto adventure, ha delle belle prese d'aria che sia con la guida seduto che in piedi passa tantissima aria, ovviamente tutte le protezioni, una cordura molto spessa antistrappo che in effetti quando ci si ferma si sente molto il caldo, ma in movimento passa bene l'aria. La scarpa è una scarpa normale, una scarpa tecnica in Gore-Tex con tutte le protezioni e traspirante. Io utilizzo sempre un calzino tecnico. Questo calzino tecnico mi permette di non far sudare il piede, quindi rimango sempre asciutto. Quando li tolgo, in effetti sono asciutti anche dopo tante ore sulla moto, no? Immaginiamoci un viaggio. La giacca, anche questa è una giacca adventure, come vediamo qua, delle lampo gigantesche che posso scegliere di aprirle in due così o aprirla tutta quanta, tenere il polsino chiuso. Poi qui abbiamo questa presa d'aria che con questo elastico io lo tiro, rimane aperto, collegato alle prese d'aria posteriori che, vabbè, non c'è bisogno che le inquadri, proprio in movimento fa quell'effetto aria condizionata. È un abbigliamento a quattro stagioni, all'interno io posso mettere strato termico e strato antivento. Ho la possibilità di mettere una sacca idrica sulla schiena, sopra il paraschiena, perché a tutte le protezioni c'è un'altra tasca dove aggiungere una sacca idrica per le discipline un po' più estreme. Sulla moto io ho sempre una borraccia con l'acqua, che oltre a utilizzarla per bere, quando viaggio proprio nel trasferimento, quando fa molto caldo e magari non mi devo fermare, non ho bisogno di fermarmi, io me la butto un po' sopra e proprio mi rinfresca. Poi con l'effetto vento, l'effetto ventilade phon lo chiamo io, perché col vento caldo estivo si asciuga subito, quindi ti dà quel refrigerio. Il casco lo sapete già, io uso questo casco Advento che è molto areato, ha il muso molto aperto, poi qua oltre alle feritoie posso smontare la prima e quindi rimane molto più aperto con tutte le sue prese d'aria. Questo è il mio abbigliamento tecnico che uso d'estate. Invece abbiamo per esempio Fedele, molto più tranquillo, è venuto a trovarci, ci siamo presi un caffè insieme, una giacca tecnica e poi super casual, jeans normalissimo, una scarpa tecnica super areata, maglietta in cotone. Calzini come ce li hai? Cotone. Cotone.
Lui utilizza invece un casco integrale, un po' meno fresco, un po' meno areato, con tutte le aperture. Come dicevo prima, lui si trova bene così d'estate. Pierluigi, che è super tecnico, dai saluta, non ti vergognare. Ciao a tutti. Pierluigi ha una giacca super tecnica, non ha lampo che si aprono, ma è completamente traforato sia davanti che dietro. Quindi, qua a proposito, mettiamo la sacca idrica, all'interno c'ha le protezioni. Lui da fermo al semaforo sotto il sole respira molto più di noi, perché ha proprio una rete che è completamente aperto, cioè è sempre aperto il tuo abbigliamento. Maglia tecnica sotto, ed è fondamentale la maglia tecnica, che non ti si appiccica la giacca addosso, ti rimane asciutta la pelle, una meraviglia. Jeans super tecnico con le protezioni, una cordura un po' più spessa, che no, mi dicevi Pierluigi, non è proprio... No, è un jeans invernale. È un jeans, si può dire, invernale, che però lo sopporti come comfort anche d'estate. Scarpa super tecnica. La scarpa qua in particolare vedo che ha delle è tutta traforata, quindi respira sicuramente anche, no, da fermo. Sì, e poi calzino. Come anche tu, calzino tecnico fondamentale. Diciamo che Pierluigi è il super tecnico della situazione. Anche lui un casco adventure molto 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 particolare, con visiere e tutto quanto, più aperto, prese d'aria e tutto quanto. Quindi, per farla breve, questo è il nostro setup estivo. I guanti, giusto, mi diceva Fedele. Io uso dei guanti da cross. Dove sono i miei guanti? Qua. Io uso dei guanti da cross, ultra leggeri, poco protettivi, ma leggerissimi. Pierluigi, dei guanti Honda da enduro, super traforati con le protezioni, quindi super traforati. Ma forse non li ho inquadrati. Lo ripeto. Pierluigi usa dei guanti da enduro Honda, in questo caso super traforati con le protezioni, quindi belli freschi. E Fedele un guanto tecnico proprio da enduro con protezioni più vistose, più sportivo, però super leggero, anche questo traforato e con le protezioni. Questo è il nostro setup, ce ne sono tanti, ognuno di noi forse ha il suo preferito. Aspetto nei commenti il vostro setup, noi cerchiamo consigli, perché l'estate è tosta da superare in moto. Voi come vi vestite? Ciao da Daniele, da Fedele, ciao. Da Pierluigi e da Motocicletta Team, è tutto. Ciao!